L'avevo incontrato nell'80, se non ricordo male. Non stava bene. Conoscevo la sua malattia. Poi fu operato a Parigi, andai a trovarlo. Un giorno, qualche tempo dopo, suonò il telefono a Saint-Gély-du-Fèche. Tirai sulla cornetta. Bonjour, c'est Brassens. Sorprendente. Eppure tutto è cominciato così. Me lo ricordo quando è arrivato. Era un giorno d'aprile, era una bella giornata. Intorno alla casa la campagna sapeva di primavera, aveva con sé la chitarra e una valigia blu. Si trovò davanti quattro bambini, sei gatti, un cane, un coniglio nano e un branco di pesci rossi. E ovviamente io e mia moglie Monique, tutti con uguali diritti. Probabilmente si innamorò di noi in quel momento e capì che quella poteva essere casa sua. Noi stessi ci rendemmo conto molto presto che incredibilmente la coabitazione era possibile. Fu meraviglioso, anche se qualche ostacolo ci fu. Dovete sapere che Saint-Gély-du-Fèche è un villaggio in mezzo al verde, pieno di alberi, esattamente come qua. E la nostra casa era proprio in mezzo a quel verde. A Brassens era piaciuta subito, io avevo capito. Però qualche giorno dopo il suo arrivo, in mezzo a non so quale discussione, disse: io ho orrore della clorofilla. E mi fece ridere. Era il suo modo di dire che si sentiva cittadino, prima di tutto, che veniva da Parigi, anche se la sua piccola e amata Sète era a due passi.